Oggi, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, un caso scuote l'opinione pubblica. Alessandro Basciano è stato arrestato per stalking, minacce e violenza nei confronti della sua ex compagna Sophie Codegoni, madre della loro figlia Céline. Dopo essere stato rilasciato, ha negato le accuse e si è dichiarato estraneo ai fatti, apparendo sui social e nel podcast di Fabrizio Corona. La giornalista Selvaggia Lucarelli ha preso posizione a favore di Sophie, criticando duramente Basciano. Dopo essere stato rilasciato, Basciano ha partecipato al podcast di Fabrizio Corona per raccontare la sua versione dei fatti, accusando pesantemente Sophie. Lucarelli ha risposto con un post su X, criticando la narrazione di Basciano e la copertura mediatica del caso. Ha denunciato la manipolazione delle informazioni a favore dell'ex compagno violento e ha espresso solidarietà a Sophie. Lucarelli ha condannato la pubblicazione di messaggi violenti e diffamatori nei confronti di Sophie, sottolineando il pericolo di alimentare un circo mediatico che promuove la violenza contro le donne. Ha ironizzato sulla rimozione di contenuti diffamatori e ha criticato la stampa per aver dato spazio a narrazioni distorte e dannose. La giornalista ha concluso con amarezza, sottolineando il difficile percorso di Sophie, che oltre alla violenza subita, deve ora affrontare anche l'opinione pubblica che mette in discussione la sua credibilità. Il caso Basciano Codegoni ha messo in luce l'importanza di combattere la violenza di genere e di dare voce.